Benvenuti o bentornati su Fantapolenne e benvenuti in questo video di commento e di analisi della partita e di pagella ai giocatori di Udinese-Atalanta. Partita di oggi pomeriggio che si è conclusa con un roboante 2-6 per la squadra di Gasperini, un risultato che, vi dico la verità, era abbastanza preventivabile. Io mi aspettavo un 4-5-0, 4-5-1, insomma, quindi alla fine è andata come mi aspettavo, ma non tanto perché l'Atalanta è molto più forte dell'Udinese, questo si sa, ma soprattutto perché l'Udinese arrivava a questa partita praticamente senza centrocampo. L'unico centrocampista di ruolo schierato oggi era Wallace, mancavano tutti gli altri, Pereira, Arslan, Makengo, insomma, Samardžić, mancavano tutti, e soprattutto l'Udinese non si è allenata in questa settimana, quindi completamente fuori allenamento e contro una squadra che fa del ritmo la sua arma principale. Ovviamente la squadra fuori allenamento non poteva essere competitiva. In più ci si è messa una delle peggiori prestazioni individuali dell'anno, forse la peggiore da quando io ho aperto il canale YouTube, quindi da inizio stagione faccio i video post partita. Non ho mai dato un 3 in pagella, penso di non aver mai dato 3, forse 4 è stato il voto più basso che ho dato. Ecco, oggi ho dato un 3 perché veramente c'è stato un giocatore che con la Serie A secondo me non ci sta a fare niente, ha fatto veramente non ci ha capito nulla e non è la prima volta. Quindi questa è un po' la cosa. È un allenamento praticamente dell'Atalanta che nel primo tempo ha già messo la parola fine, portandosi avanti di 3 gol, e Udinese che però è uscita tra gli applausi del pubblico a fine partita con il 6-2, perché il pubblico ha riconosciuto la situazione, insomma, drammatica dell'Udinese, che si è presentato contro la squadra più forte del campionato in questo genere di partite, senza armi, cioè praticamente andare in guerra con una pistola d'acqua. Il tifo questo l'ha capito. Ha apprezzato la risposta nel secondo tempo, la reazione nel secondo tempo, dove l'Udinese ha segnato 2 gol, dove ha cercato di reagire. Quindi bella prova di maturità da parte del pubblico della Dacia Arena, perché veramente è difficile trovare in Serie A una tifoseria che applaude la propria squadra dopo aver preso 6 gol in casa. È veramente difficile, e questo secondo me è un bel segnale dell'ambiente in cui gioca l'Udinese, che si è ritrovato ovviamente asfaltato dall'Atalanta, ma che sa di avere il pubblico dalla sua. E questo è un bel segnale, perché nelle difficoltà avere il pubblico che comprende e che si... No, che abbraccia la squadra è un bel segnale che si vede molto raramente in Italia. Atalanta che invece prende i suoi ennesimi 3 punti in trasferta in questo campionato, e sentivo in telecronaca il 16° risultato utile consecutivo in trasferta, considerando anche le partite della scorsa stagione. Quindi, vabbè, Atalanta in trasferta è praticamente inaffrontabile, e quindi partita che secondo me sulla carta era prevedibile che potesse finire anche con una goleada. C'è poco da dire. Udinese che ovviamente non deve far drammi, ma ripeto, la reazione del pubblico dimostra che il dramma non è stato fatto, perché era ovvio che sta partita era una montagna da scalare, e si è messa male fin da subito. Udinese che deve ripartire dalla reazione nel secondo tempo, dove la squadra ha cercato di trovare energie dove non ne aveva, e quindi secondo me è stata, nonostante sia la sconfitta più pesante subita all'Udinese quest'anno, è una prova comunque positiva, secondo me. Ma non perché voglio fare il bonaccione nei confronti dell'Udinese, perché secondo me veramente era una situazione così ingestibile per la squadra di Cioffi. Atalanta che invece si porta a casa l'ennesima prova devastante a livello offensivo, ma molto fragile a livello difensivo. C'è assolutamente da sistemare qualcosa lì dietro. Davanti nessun problema, 6 gol segnati, altre circostanze che avrebbero potuto portare ad altri gol. È tornato al gol Luis Muriel, che non segnava da un'eternità. In gol entrambi i trequartisti, Malinowski e Palasevic. Ha trovato anche il suo primo gol con la maglia dell'Atalanta, Mele, che in nazionale ha la media gol che aveva Klose con la Germania, e invece all'Atalanta non segna mai. Quindi è arrivato anche il gol di Mele. Insomma, è una partita dove tutti hanno trovato modo di mettersi
in mostra. Andiamo alle pagelle delle due squadre. Allora, Udinese, Padelli, 6 meno, anzi 5 e mezzo, perché secondo me sul primo gol quello di Pasalic poteva uscire. Poi il resto può fare veramente poco, insomma, i due gol di Muriel sono imparabili, il tiro di Malinowski è troppo ravvicinato per poter avere anche soltanto il tempo di reazione. E Pessina ormai non c'ha più voglia nemmeno di tuffarsi, voleva andare negli spogliatoi, quindi è incolpevole su gol, tranne sul primo di Pasalic, dove secondo me lì un portiere può uscire. 5 e mezzo per Padelli. Becao 5. Allora, no, partiamo da chi è stato veramente il giocatore peggiore della partita, il giocatore peggiore della stagione, secondo me, cioè De Maio. De Maio, allora, è praticamente colpevole su tutti i gol subiti dall'Udinese. Allora, sul gol dell'1-0 di Pasalic sbaglia a saltare, si fa anticipare a livello di posizione e di tempismo, insomma, di attacco al pallone. Quindi il gol di Pasalic è colpa sua. Sul gol di Muriel, boh, va a Ponci a caso, cioè va bene, Muriel fa la finta, sì, vabbè, ma ragazzi, cioè, se no veramente soltanto De Maio abbocca in maniera così palese la finta che continua la corsa verso la bandierina e il calcio d'angolo. Vabbè, veramente una brutta figura da parte di De Maio, anche sul gol del 2-0. Sul gol del 3-0, vabbè, lì è un rimpallo, non ci può fare niente. Sul gol di Muriel, il secondo, si fa saltare come un birillo, cercando un intervento che non ha logica, perché Muriel ha il possesso del pallone. Sul gol di Mele, esce in ritardo, sulla conclusione. No, scusa, sul gol di Pessina esce in ritardo sulla conclusione. Sul gol di Mele, va male su Atebur, insomma, veramente De Maio imbarazzante, imbarazzante 3, ma potrei dargli anche di meno. Veramente una partita ignobile, ma proprio ignobile, di un giocatore che dimostra come l'Udinese assolutamente deve intervenire sul mercato. Perché se Pozzo ha deciso di dare una mano al Watford girandogli Samir, che non ha mai fatto stagioni stratosferiche con la maglia Udinese, ma quest'anno stava giocando bene, e l'Udinese ha perso un titolare abbastanza importante come Samir, che è andato ad aiutare il Watford, perché parliamoci chiaro, i diritti televisivi e i soldi che girano in Inghilterra sono nettamente superiori a quelli che girano in Italia. Quindi è ovvio che Pozzo abbia maggiore interesse a tenere in alto il Watford piuttosto che l'Udinese a livello strettamente economico, per cui è andato a dare una mano al Watford dandogli Samir. Ma questo non significa che l'Udinese debba giocare con De Maio, cioè ci sono delle vie di mezzo, no? L'Udinese deve assolutamente intervenire sul mercato andando a prendere un difensore, possibilmente mancino, perché sulla destra c'è Becao che fa il suo dovere. Al centro c'è Nuitink, serve un mancino che giochi come terzo di sinistra nella difesa. Serve quello, quindi ho letto di Izzo, non c'entra un cazzo perché Izzo gioca a destra e comunque Izzo, a parte una stagione dove era stato miracolato, raramente ha giocato bene, secondo me, è un giocatore molto sopravvalutato per quanto mi riguarda. Ho letto di Nkoulou, altro giocatore che non c'entra assolutamente niente perché anche lui non può fare il terzo nella difesa a 3, almeno che tu non prenda Nkoulou per fare il centrale nella difesa a 3 e sposti Nuitink sulla sinistra. Ma perché spostare Brambo, che ha sempre dato grandi garanzie di rendimento in quel ruolo? Cioè, che l'Udinese vada a prendere un difensore centrale mancino da mettere come terzo, perché di quello ha bisogno. Quindi 3 per De Maio, 5 per Becao che è crollato insieme al resto della squadra, è stato attaccato spesso da Mele. Quindi per me Becao no. Scusate, da Pezzella, ha deviato il cross dell'1-0, insomma Becao è andato in difficoltà. Poi quando è entrato Atebur è stato attaccato anche da Mele nel secondo tempo, però ha sofferto di più Pezzella. Becao 5, 5,5 per Nuitink, che invece da quella parte ha retto un po' meglio, però anche lui, insomma, la squadra ha preso 6 gol, la sufficienza non gliela posso dare. 5,5 per Neuwen Perez, che a centrocampo completamente spaesato. 5,5 anche per Molina, che propizia l'autogol di Jim City con un tiro da fuori area, però tecnicamente 5 più a Molina, perché tecnicamente male, ha sbagliato un paio di ripartenze sbagliando il passaggio.
Poi sì, ok, non chiude su Mele, vabbè, chi se ne frega, cioè non è che lo penalizzo per quello, però Molina a centrocampo era il più tecnico e non si è visto, quindi 5 più per Molina. Io a Wallace il 6 glielo do perché ha lottato, era l'unico centrocampista vero in campo e si vedeva, insomma, che era l'unico che in quella zona di campo sapeva cosa fare, 6 per Wallace, 6 meno per Udoge che... Rispetto ai compagni di reparto non ha fatto danni, nemmeno niente di positivo, però non ha fatto danni, quindi 6 meno per Udoge. Pussetto 5,5, un po' inconsistente, ecco, diciamo la verità, un po' inconsistente. Deulofeu pure, 5,5 anche per Deulofeu che ha avuto due o tre occasioni e addirittura in un contropiede è inciampato sul pallone, ha sbagliato un paio di cross da posizione favorevole, però è l'unico che prova a fare qualcosa. Faceva e disfaceva, ecco, però l'impegno ce l'ha messo, quindi gli do 6 meno, dai, 6 meno a Deulofeu. Migliore in campo Beto che segna, ha l'unico pallone giocabile che gli regala Success, batte Musso con il destro, ennesimo gol di Beto che è un giocatore fantastico, veramente. Beto è veramente un grande giocatore e comunque ha fatto un po' patire la difesa dell'Atalanta quando la palla orbitava nella sua zona, quindi 6 e mezzo Beto se lo merita. 6 per Soppi, 6 Politico, 6 più per Saxes che è entrato in partita, ha dato quel bell'assist a Beto, quindi si merita la sufficienza ampia. Atalanta, 6 più per Musso che fa una bella parata. Su Deulofeu, tiro raso terra, Musso è bravo non tanto a prendere il pallone che comunque va preso, ma a respingerlo con forza lontano perché lì puoi prendere la palla, lasciarla lì e arriva un attaccante l'Udinese a fare tap-in, quindi è stato bravo, è esplosivo nella parata più che reattivo. 6 più per Musso che poi è incolpevole sui due gol. Jim City 6, è vero che fa quell'autogol sul tiro di Molina, però è istintivo il movimento di Jim City, quindi non è da punire. 6, 6 anche per Palomino, che secondo me ha fatto una buona partita a livello difensivo, ma ha fatto un paio di svarioni, ha fatto un paio di svarioni importanti, quindi gli do 6, è stato dribblato anche da Deulofeu un paio di volte in maniera troppo scolastica, quindi 6. Peggiore in campo dell'Atalanta, Toloi, che invece Deulofeu gli ha fatto un po' girare la testa, è stato puntato da Deulofeu e non solo, Toloi oggi impreciso, in chiusura nell'uno contro uno, quindi 6 meno per il capitano. 7 per Mele, che ha fatto una bella partita in fase difensiva, ha trovato sì il suo primo gol, ma non è per il gol e per l'assist per Pessina a partita conclusa che gli do 7. Gli do 7 per la partita ottima a livello difensivo, ha fatto un paio di chiusure importanti, tra cui una da ultimo uomo su Deulofeu, quindi a me è piaciuto oggi. Di solito lo penalizzo nelle valutazioni perché di solito appunto a livello difensivo non è così efficace e davanti crea poco. Oggi è difensivamente impeccabile, davanti un gol e un assist, quindi 7 se lo merita assolutamente. Dall'altra parte Pezzella, 6 più, e da un suo cross deviato si apre la partita con il gol di Pasalic. Però in generale Pezzella fa una partita di spinta importante lì sulla fascia sinistra. Da una sua conclusione deviata arriva anche il gol di Malinowski. Praticamente un suo cross deviato, un suo tiro deviato propiziano due gol dell'Atalanta. Ma questo implica che comunque lui era sempre nelle zone importanti a livello offensivo. Non è Gosens, ci mancherebbe, però oggi ha fatto una buona partita. 6 più. Deron, 6 Politico, partita senza infamia e senza lode, uscito nell'intervallo perché ha ammonito. Migliore in campo dell'Atalanta per me è stato Koop Meyers. Koop Meyers per me ha fatto una partita fantastica, una partita veramente di grande ordine, non ha sbagliato niente, nessun passaggio, nessun fraseggio, ha recuperato tantissimi palloni in interdizione, ha intercettato tanti passaggi, veramente grande partita di Koop Meyers che si candida a essere un punto di riferimento per l'Atalanta del prossimo anno, perché Freuler in scadenza di contratto andrà via, Koop Meyers sarà sicuramente il titolare la prossima stagione, sta dando grandi risposte a Gasperini. 7 pieno. Per Koop Meyers migliore in campo. Malinowski 6 e mezzo. Non ha giocato benissimo l'ucraino. Ha sì segnato un gol, anche servito Muriel in profondità in occasione del 2-0, ma poco brillante oggi l'ucraino. Ha perso dei palloni anche un po' scolastici, non
Non l'ho mai visto, ecco, trovare le sue classiche imbucate o cercare lo spazio per la conclusione, quindi 6 e mezzo, secondo me, è il voto che ci sta. Pasalic, 6 e mezzo anche per lui, che sblocca la partita con un bel colpo di testa, ma poi fa poco altro, insomma, all'interno della partita si vede raramente, quindi 6 e mezzo anche per Pasalic. Muriel, 7, torna titolare, torna al gol, 2 gol alla Muriel, puntando l'avversario, il primo gol con una finta di corpo manda fuori giri De Maio, il secondo invece sposta il pallone eludendo l'intervento dello stesso De Maio e poi conclude con un tiro secco che colpisce il palo e finisce in rete. 7 per Muriel e uno può dire ma come 7 ha fatto due bei gol? Allora, intanto secondo me Muriel ha giocato male, cioè secondo me Muriel ha fatto una bella partita, ha sbagliato anche tecnicamente delle cose là davanti. Ha fatto sì due gol, ma era marcato da nessuno. E comunque tutte le pagelle dell'Atalanta, tutti i giocatori, insomma, tutte le pagelle che ho dato ai giocatori dell'Atalanta risentono del fatto che davanti c'era un avversario e non si era allenato. Cioè, comunque, il voto più alto che ho dato è 7, che per una squadra che segna 6 gol in trasferta è poco. Però, se davanti ci fosse stata una squadra in salute, avrei dato degli 8, assolutamente. Però, oggi l'Udinese proprio si vedeva che non aveva gamba, che non riusciva a resistere, quindi non me la sono sentita di essere né troppo cattivo con i giocatori dell'Udinese che non avevano proprio lo status fisico per poter giocare una partita a 90 minuti in queste condizioni, né ho esaltato quelli dell'Atalanta che hanno sparato sulla Croce Rossa, insomma, quindi queste sono un po' le pagelle. Subentrati ho dato 6 più a tutte e tre, a Pessina, Atebur e Miranchuk. Pessina è entrato, ha fatto gol, Atebur ha fatto assist, Miranchuk non è entrato bene, un po' egoista Miranchuk, però ci sta, insomma, è una partita ormai indirizzata, ha cercato la gloria personale, poi ha fatto un assist, quindi un minimo di gloria l'ha trovata anche lui, che comunque penso che con l'arrivo di Boga avrà le porte chiuse e credo che si trasferirà in questa sessione di mercato invernale. Bene, queste sono le mie pagelle di Udinese Atalanta, ci vediamo al prossimo video che sarà dedicato a Genoa Spezia, l'ultima partita che ho visto oggi perché poi quelle della sera non l'ho guardate. Ciao a tutti!